grazie dottor Patrini per l'invito e soprattutto complimenti per queste iniziative, che non sia la prima alla quale ci incontriamo, perché è estremamente interessante e importante per chi oggi si è apertura del progetto di dell'EMAS territoriale condividere esperienze e difficoltà. Dagli interventi che mi hanno preceduto infatti colgo moltissimi spunti che potrebbero essere implementati nel nostro territorio, all'interno del nostro EMAS e purtroppo anche molti impianti. Il nostro progetto che purtroppo si sta gradualmente inesorabilmente spegnendo. Nasce circa 6-7 anni fa l'idea di una registrazione EMAS di distretto di ambito produttivo omogeneo all'interno di Confindustria Latina nella regione Lazio, associazione datoriale afferente a Confindustria e attualmente un'industria, siamo confusi all'interno di un'associazione regionale, tra un gruppo di dirigenti e manager di multinazionali chimiche e farmaceutiche dell'associazione stessa, aiutati e coadiuvati dal professor Ricardo, che so che interverrà nel pomeriggio, nella tavola rotonda del pomeriggio. Non direttamente, diciamo, non sarà presente direttamente a lui, ma ci sarà un altro professor, il professor Bessa del Sant'Anna, che lo sostituisce. Sì, ecco, per noi è stato un supporto fondamentale per raggiungere l'obiettivo della registrazione. L'esigenza era questa: il settore chimico-farmaceutico, non so se è molto noto, è un settore che comunque a livello percettivo della popolazione è molto impattante come attività produttiva manifatturiera. Lo sarà anche, ma è un settore che investe enormi risorse in progetti di sostenibilità e di ecosostenibilità ed in particolare è un settore che dà come la competenza normativa, diciamo, quindi il rispetto della normativa, come appunto si dà questo semplicemente come punto di partenza, e poi ha obiettivi molto più ambiziosi. Il problema era comunicare, trasmettere questo tipo di approccio alla popolazione e al territorio circostante, e quindi si decise di investire delle risorse per raggiungere questa registrazione EMAS del territorio e poi successivamente consegnarla al territorio stesso. E fu incaricato io di presiedere il comitato promotore in qualità di presidente della sezione ambiente dell'allora Confindustria Latina e avviamo tutta una serie di procedure necessarie all'ottenimento della registrazione, che dopo circa un anno, grazie anche a un finanziamento della regione attraverso la Camera di Commercio, riuscimmo a raggiungere. Gli enti che facevano parte erano le amministrazioni comunali, l'associazione, la rappresentanza delle aziende, le amministrazioni comunali nelle quali le aziende risiedevano e risiedono tuttora, la Camera di Commercio e la provincia di Latina. Abbiamo portato anche noi avanti progetti importanti proprio per a far valere la valenza, diciamo, a sottolineare la valenza trasversale della registrazione EMAS, e quindi ci siamo cimentati con progetti come la revisione delle autorizzazioni AIA nella provincia di Latina. Chi conosce la nostra area sa che la Regione Lazio ha avuto grossi problemi nel rilasciare le autorizzazioni AIA quando fu introdotto il decreto. La provincia di Latina fu l'unica che riuscì nei tempi e nei modi a raggiungere questo importante obiettivo, quindi l'EMAS fu promotore di un tavolo di concertazione che ci portò tutte le aziende all'AIA nei tempi previsti. Progetto Revetland, noi ci troviamo all'interno della nostra provincia, esiste il Parco Nazionale Circeo, è stato realizzato su un progetto LIFE un'attività di fitodepurazione diffusa, e su questo abbiamo dato importanti contributi. La bandiera blu, per esempio, del Comune di Latina, che è stato, diciamo, un risultato storico visto il punto dal quale si partiva. Quindi anche noi abbiamo dato un contributo per il raggiungimento di importanti obiettivi al nostro territorio. Vengo, diciamo, poi all'attualità. L'idea era quindi di avviare questo progetto, trasmettere l'importanza di un progetto come questo sul territorio, che vuole avere una vocazione oltre che manifatturiera anche turistica, e poi lasciarlo alle amministrazioni.
per tutta una serie di motivazioni, ma in particolare oggi l'assetto istituzionale con la Del Rio, purtroppo queste istituzioni non hanno, e questo è un po' il rimpianto, la grande opportunità che viene secondo me persa, non hanno raccolto l'idea di acquisire la guida e la governance del comitato per poi portare avanti il progetto. Quindi, ahimè, le aziende dopo ormai, ripeto, 6-7 anni di attività hanno, ritengono che il loro obiettivo è raggiunto, non intendono né investirci ulteriore tempo e risorse, e quindi oggi l'amministrazione ha lasciato un pochino, ha depauperato un po' questa eredità che era la nostra intenzione lasciargli, ovviamente a titolo assolutamente gratuito. Per fare un esempio, abbiamo avuto proprio difficoltà operative a trasferire la presidenza del comitato promotore da un rappresentante che ero io delle aziende ad un ente. Oggi a fatica il presidente del comitato EMAS della provincia di Latina è il presidente della provincia di Latina da alcuni mesi, ma è stato un processo assolutamente lungo che ha richiesto interventi importanti. Quello che ci saremmo aspettati è un maggior coinvolgimento da parte della Regione. La Regione ha finanziato il progetto nella sua start-up e io ho avuto modo di parlare con tutti gli assessori che si sono succeduti. Tutti hanno riconosciuto l'importanza di un progetto come questo, un progetto veicolo all'interno del quale poi veicolare tutte le politiche ambientali del territorio. Purtroppo nessuno di questi è riuscito a far propria, dicevo, quindi la governance di questo progetto e estenderla all'intero distretto, perché noi parliamo del distretto chimico farmaceutico della provincia di Latina, abbiamo poi altri distretti all'interno della regione Lazio, pensavamo di estendere l'attività anche all'agroalimentare, perché ci si è resi conto, e questo è stato uno dei valori aggiunti che abbiamo portato, che ad impattare sull'ambiente maggiormente non erano tanto le aziende chimiche farmaceutiche piuttosto quanto il settore agricolo, e quindi si pensò di coinvolgere anche il settore agroindustriale in questo progetto, che purtroppo però per carenza di interlocutori istituzionali non c'è stato. Questa è, ecco, in breve la testimonianza che mi sentivo di portare. La ringrazio ancora e vi lascio le ultime. Grazie, bellissima testimonianza, ma con un appello molto, molto ampio. Due minuti prima di recarci in fondo alla sala, tutti quanti. Due cose sono emerse questa mattina. Parto dall'ultima: presenza di una amministrazione miope rispetto a certe tematiche. Abbiamo visto amministrazioni che in qualche modo si sono date fare attraverso i progetti di coinvolgimento più comuni e quant'altro. Quindi amministrazioni a velocità diverse, ma tutte e due con un problema attuale. Chi cammina è trovare una motivazione più valida del percorso, chi invece dorme bisognerà cercare di svegliarlo. Anche perché oggi pubblica amministrazione significa non più un soggetto dormiente come lo conoscevamo fino ad ora, c'è anche una serie di normative che tirano per la giacca la pubblica amministrazione, non per ultimo il collegato ambientale, ma parlo anche della codice della parte, parlo anche della 221, quindi una serie di normative che chiedono alla pubblica amministrazione di essere presente, di essere attiva sul territorio. Questa è la situazione che magari vedremo nel convincere come poter affrontare, come centrare in termini di elementi. Ma l'elemento fondamentale è questo: non può più la pubblica amministrazione stare a guardare quello che avviene, deve gestire quello che dovrà avvenire sul proprio territorio o più territori allargati, parlando di pubblica amministrazione, piccoli comuni e quant'altro. Questo è l'elemento. Si è parlato molto di incentivi, questo sarà l'incentivo, si è parlato molto dei riconoscimenti, questi saranno i riconoscimenti. Quindi non più tardi medaglie o quant'altro, ma una politica di gestione del territorio condivisa con i soggetti che stanno sul territorio.